ringrazio l'International Gramsci Society e in particolare chiedo a voi per avermi invitato a questo convegno, per avermi invitato a svolgere la relazione sugli anni di Valentino all'Istituto Gramsci. Mi scuso anch'io per non essere stata presente ieri. Devo dire subito che è stato un compito non facile per me per diversi motivi. Intanto perché non si può naturalmente parlare degli anni intensi e importantissimi, come vedremo, Valentino Gerasani e Gramsci, tacendo del loro esodo, diciamo, dei contrasti profondi che ci furono, che comunque non si tradussero mai in una rottura, diciamo, da un punto di vista istituzionale. E compito non facile, devo dire, anche da un punto di vista mio personale, perché avendo vissuto dietro le quinte queste vicende, gli anni, la storia dell'istituto, eccetera, devo dire che non è facile, insomma, diciamo, ripercorrere un passato nel quale siamo stati coinvolti, insomma, ripercorrere vicende, ripensare a persone, luoghi che non esistono più, e può essere anche molto doloroso, ci tengo a dire anche questo. E l'altra questione è che, me Gerasani mi considerava l'altra parte, e quindi anche, come dire, un confronto non facile. Io però, quando Guido Rigori mi ha chiamato per chiedermi di partecipare a questo convegno, per fare proprio questa relazione, devo dire che non ho esitato un attimo a accettare, pensando proprio di doverlo a Valentino, come credo che tutta la Fondazione Gramsci, penso di poter parlare a nome di tutti, e gli deve moltissimo, ma quello che si deve a Valentino per il suo impegno, per il suo lavoro per l'edizione critica dell'edizione dei quaderni di Gramsci, naturalmente qualcosa che va anche al di là del Gramsci, tutta la cultura che naturalmente gli deve molto. E quindi, diciamo, vorrei cercare, spero, insomma, di essere riuscita a assolvere questo compito, comunque rimanendo ai documenti, senza indulgere, senza entrare in questioni naturalmente personali e delicate. E quello che c'è da dire subito, naturalmente, quando si parla di Gerasani è che è stato il classico intellettuale impegnato, come si diceva una volta, studioso e organizzatore di cultura, e i due termini naturalmente stanno strettamente uniti, non nel senso di un attivismo, insomma, ma proprio nel senso di organizzare la cultura attraverso lo studio, attraverso la produzione culturale, attraverso la cura di opere, naturalmente l'esempio più alto sarà poi chiaramente l'edizione gramsciana, e attraverso l'impegno di docente universitario. In questo senso, proprio come intellettuale impegnato, quando si parla di Gerasani bisogna tenere conto di tutto l'insieme, non si può isolare la sua attività soltanto ai Gramsci, perché c'è tutto il resto, c'è appunto l'impegno editoriale, c'è l'attività al partito, la commissione culturale e via dicendo. È interessante che già prima della fine della guerra Gerasani era, come dire, un militante avviato proprio su questa strada. Un appunto di Togliatti poco successivo alla liberazione di Roma, che cita Paolo Spriano, un appunto in cui fa il censimento dei quadri a disposizione da impegnare appunto in attività propagandistiche e culturali, citava, oltre a Platone, Di Vittorio e altri personaggi, Mario Licata, Cesarini Sforza, due Puccini, Aldo Natori, che erano stati quelli che avevano dato vita, insomma, i protagonisti del gruppo comunista romano, Antonello e Valentino, come erano chiamati, credo gli unici, forse allora sempre chiamati per nome, oggi si fa sempre così, ma allora no, e c'è Trombadori e Gerasani, quindi era già considerato nel 1944 un personaggio, ma appunto non un militante, semplicemente un militante anche da un punto di vista proprio culturale. E il nome di Gerasani, amico di Pintore, come sappiamo, è famosa la fotografia che lo riprende assieme a Pintore, alla scuola degli ufficiali di Salerno, dicendo, dirigente della resistenza romana, so che ieri sono state
dei bellissimi ricordi su questo. Ecco, il nome del pintore si trova già in quel catalogo della nuova biblioteca editrice di Milano del 1944, che è conosciuto perché la collana diretta da Delio Cantimori, Il pensiero sociale moderno, prevedeva un'edizione degli scritti di Gramsci, e se ne è parlato in diverse occasioni, proprio perché il primo momento in cui troviamo un progetto, che fu, come ha testimoniato Carlo Bernardi e Gastone Malatorda, che fu seguito da Togliatti. Nelle sei, tra le serie, diciamo, previste di questa casa editrice c'era tra l'altro una collana che prevedeva la pubblicazione, come si diceva, di tutte le opere di Marx ed Engels, le maggiori di Lenin e di Stalin. Tra queste ci sono gli scritti filosofici minori di Marx tradotti da Gerardana e Cantimori, quindi già, diciamo, il suo nome è tra quanti si sarebbero impegnati in questo settore, casa editrice che poi non ci sarà, ma che è comunque un progetto di grande interesse per diversi motivi. E infatti, subito dopo la liberazione, come sappiamo, troviamo Gerardana impegnato nella collaborazione, all'Unità, a Rinascita, la Commissione Stampa e Propaganda, il Contatto Regionale Siciliano, la Voce della Sicilia e naturalmente poi l'Einaudi, quando sarà anche Einaudi come redattore dell'Unità. Per Einaudi ci sono vari progetti, tra l'altro, come ha documentato Marisa Mangoni, c'era anche un progetto di scritti inediti di Pintor, oltre al Sangue d'Europa, che lui cura nel 1950, e così via. Assieme a questo, come per molti poi della sua generazione, diciamo, Gerardana era anche un intellettuale funzionario di partito. Lavorava negli uffici, nelle strutture che allora venivano riorganizzati febbrilmente negli anni così duri e negli anni poi del passaggio, diciamo, tra 46, 47, 48, difficoltà, insomma, e di scontro sempre più duro dovuto alla guerra fredda. Nel 1947, quando è responsabile della commissione propaganda Fabrizio Onofri, Gerardana lo troviamo appunto tra i suoi collaboratori. Quindi c'è questo ampio spettro, insomma, diciamo, di attività. Assieme a lui c'è Felice Platone, per citare qualche nome, Giuseppe D'Alema, Antonello Trombatori. In particolare si occupava dell'ufficio settimanale e del bollettino stampa, mentre invece dell'ufficio edizioni si occupava Gastone Malatorda assieme a Lucio Pezza, Emma Cantimori, Sergio D'Angelo e così via. Ho trovato un documento da cui risulta che Gerardana non era molto soddisfatto di questo lavoro, e lo scriveva appunto Onofri in una sua relazione, e diceva che in maniera un po' rude, insomma, lo definiva un compagno dotato di notevole intelligenza politica, anche se portato a schematizzare i problemi e a fare molto spesso delle questioni personali, carattere chiuso e rinuginatore, e dice comunque insoddisfatto di questo suo lavoro, insomma, evidentemente gli stava stretto sicuramente. Quando nel 49, vado adesso un po' rapida, naturalmente ci sarebbero tante questioni naturalmente di cui parlare. Quando nel 49 nacque la commissione culturale, quindi fu poi anche riorganizzata la commissione stampa propaganda, ci sono dei cambiamenti. Gastone Malatorda diventa direttore di società e a Gerardana viene dato l'incarico di sostituirlo nella responsabilità delle edizioni Rinascita, appunto assieme a Fabini, eccetera. Ci lavoreranno poi Garritano, Mazzino Montinari, ci lavorava Bonchio, insomma il nucleo di quello che saranno poi gli editori riuniti. Successivamente, quando poi ci sarà la fusione con gli editori riuniti, la responsabilità delle edizioni Rinascita invece passerà a Mario Alighiero Malatorda, da quanto sono riuscita, diciamo, a ricostruire, mentre invece Bocchio si occuperà, diciamo, delle edizioni di cultura sociale. Nel contempo, diciamo, nell'insieme di questa attività inizia anche quella di collaborazione appunto alla Fondazione Gramsci, fin da quando nasce, e alla Fondazione Gramsci
Gerratana partecipa come studioso di filosofia, di Croce, di Labriola, dello stesso Gramsci, temi su quali naturalmente in questo stesso periodo scrive, su società, su rinascita e così via. Organizza gli incontri del seminario di filosofia, questi sono gli anni in cui c'è Lucio Colletti, Umberto Cerroni e diversi personaggi. Da un documento conservato tra le carte private di Gerratana, che ho potuto consultare grazie a Paola De Murtas, che so che ieri le ha illustrate, c'è un progetto di un seminario per discutere e affrontare, come si diceva, le principali tendenze che influenzano attualmente l'ambiente filosofico e culturale. Ci sono insomma progetti diciamo di impegnativi e di lunga scadenza. Nei primi anni la Fondazione Gramsci è accusata diciamo, di non decollare, di un'attività ristretta. Ci sono una serie di iniziative che non vanno in porto, con un progetto di convegno su Gramsci, nel quale peraltro hanno coinvolto comunque lo stesso Gerratana con una sua relazione, un progetto sulla Labriola per il 50° della morte, anche qui è coinvolto anche Gerratana, che peraltro in una riunione insiste sull'esigenza di valutare Labriola alla luce della sua capacità di radicare il marxismo teorico in Italia e di considerare fino a che punto lui riuscì a esaurire questo compito. Lui diceva appunto ci ha dato spunti preziosi ma non di più. Io adesso sono naturalmente molto rapida, però qua sicuramente ci sono, per chi studia il pensiero e la produzione scientifica e culturale Gerratana, tantissimi spunti ecco, anche in questo senso. Nel 1954 la Fondazione Gramsci sarà rilanciata, diventerà istituto. Quello che era il direttore allora, cioè Ambrogio Donini, viene affiancato un direttivo composto da alcune personalità di partito, dai principali collaboratori, fra i quali naturalmente appunto era lo stesso Gerratana e fra i più illustri intellettuali del PC. Di lì a poco sono tutti passaggi molto rapidi e molto significativi. A metà degli anni 50, nel pieno della, possiamo definire così, crisi secchia seniga della riorganizzazione del partito, avviene un episodio che porterà nuovamente appunto a un cambiamento dell'istituto, e cioè il seminario di storia, uno dei seminari insomma, diciamo, sulla storiografia, in cui svolse una relazione Arturo Colombi, che accusò dirigente di partito, che accusò la storiografia, la giovane storiografia marxista, per l'assenza di opere organiche, come diceva, che suscitò vivaci polemiche, sono questioni note e ricostruite. Di fronte diciamo, a questo attacco di Arturo Colombi, molti relatori, a cominciare da Gastone Malacorda, che è stato quello più attaccato diciamo, da Colombi, si rivoltarono. Ecco, fu un episodio del tutto nuovo, perché non si usava insomma, naturalmente criticare un dirigente di partito, soprattutto un dirigente come era Arturo Colombi.